Allora, che dice il testo del problema? Un'asta di rame lunga 55 centimetri, pure qua mettiamo L, dai, poi vediamo se questa come verosimilmente sarà L0, è fissata rigidamente a un'estremità, mentre l'altra, quindi abbiamo questa situazione, immaginiamo che quest'asta metallica di rame sia fissata da un lato, l'altro lato invece possa muoversi. Alla temperatura, sì, dai, quindi L0 e diciamo T0 di 20 gradi Celsius, dista 1,5 mm da una lastra metallica fissa. Scusate se la metto molto distante, lo so che non c'è proporzione, ma giusto per fare meglio il disegno. La distanza, quindi questa è una lastra metallica, quindi lastra metallica. Ok, pure lei fissa, quindi la D è uguale a 1,5 mm. Adessa perpendicolare, vabbè, come abbiamo messo. Ci chiede a quale temperatura vi sarà il contatto tra i due metalli. Quindi ci chiede la T con 1, chiamiamola, in cui che cosa succede? In cui, quindi, AT con 1 possiamo dire che delta L deve essere uguale a D, non vi pare? Senza scrivere nei dati, pure avremmo potuto scrivere la frase, però vedete quanto è più veloce scrivere in questo modo. Cioè dice, a che temperatura T1, che ci chiede quindi di calcolare, quel delta L deve essere uguale a D, perché scusate, se io ho una lastra metallica, no? Questa qui, immaginate il quaderno, e qui ho una bacchetta pure metallica che viene riscaldata. Se è distante 1,5 mm, quando è che si toccheranno? Quando l'allungamento sarà di 1,5 mm. Non vi pare? Quindi ecco perché, diciamo, abbiamo dovuto fare il disegno. Vedete quello che mi chiedete sempre, pure durante i compiti. Devo fare il disegno, ragazzi. Stanno situazioni in cui non fare il disegno vi complica enormemente il problema di anche come scrivere i dati. Invece, con un disegno, vedete, quando io ho scritto questo D uguale 1,5 mm, nessuno vedendo dove è segnato la D, no, questa qui, dice che è mossa D. Invece, qua avrei dovuto mettere distanza tra questa lastra metallica e la nostra asta di rame. Poi un'altra cosa che va messa comunque nei dati è lambda del rame, cioè come a dire, non lo conosco ancora, però scriviamo che il materiale è il rame, ok? Perché è un dato, non è che ci ha detto un'asta metallica, lo dice scusa, come facciamo a farlo senza sapere? Quindi ci dirà sempre di che materiale è, chiaro? Quindi dobbiamo andare a vedere la cosa. Qui diciamo è tutto a mio avviso molto semplificato perché vedete una cosa, potremmo usare già questa formula delta L uguale L0 per lambda delta T, non vi pare? Dove la delta L la conosciamo, L0 la conosciamo, lambda del rame andiamo a vedere sulla tabella tra un attimo, quindi possiamo ricavare la formula inversa delta T uguale delta L fratto L0 per lambda, ok? Beh, questo ci darà la variazione di temperatura, ma qualunque essa sia la variazione, poi la T1 che ci chiede che cosa sarà? Sarà T0 più delta T. Chiaro? Quindi almeno abbiamo già spiegato tutti i passaggi che andremo a fare adesso. Quindi, perché ci stiamo così calcolando il delta T, quindi se varia di 50 gradi, la temperatura finale è 70 gradi, perché qui all'inizio ci diceva che era 20, va bene? E dobbiamo aggiungere quel T0, ok? Quindi questa è la formuletta che useremo all'inizio, alla fine, scusate, dopo che avremo trovato il delta T. Vediamo se ce l'abbiamo già qui il rame, in questa tabella. No, il rame qua non gli piace. Rame 1,7 per 10 alla meno 6.
Aspetta, controllo, è 10 a meno 5? E infatti 10 a meno 5. Quindi è 1,7 per 10 alla meno 5 Celsius alla meno 1. Quindi lambda del rame è 1,7 per 10 alla meno 5 gradi Celsius alla meno 1. Va bene? Quindi abbiamo adesso tutto. Perché delta L era quel 1,5 mm. Beh, qui adesso L0, stiamo attenti, non l'avevamo ancora fatto perché non ci è servito. Scusate, posso lasciare 55 centimetri? Assolutamente no. Quanto sono? 550 millimetri. Va bene? Cioè, o prendevamo quei millimetri e li portavamo in centimetri, cosa che non ci conveniva, quindi 550. 550 mm per il lambda che abbiamo detto 1,7 per 10 alla meno 5 gradi Celsius alla meno 1. Andiamo sempre la solita analisi dimensionale, millimetri, millimetri se ne vanno. Vedete qui è 1 fratto gradi Celsius alla meno 1, quindi gradi Celsius passa al numeratore diventando senza il meno 1. Va bene? Quindi avremo delta T uguale 1,5 diviso 550 per 1,7. Anche sto 10 alla meno 5, ragazzi, posso portarlo al numeratore, diventa 10 alla 5. Ok? E questo è tutto gradi Celsius, perché ripeto, vedete, questo sta a denominatore ed è alla meno 1. Ricordate? In matematica, quindi viene portata al numeratore cambiando di segno e quindi diventa 1. Quindi dobbiamo fare 1,5, se volete già per 100.000, poi diviso 550 e diviso 1,7. Ok? Se volessimo giusto semplificare un po' i calcoli, potremmo questo portare in notazione scientifica, cioè 5,5 per 10 alla 2 per 1,7, in maniera da fare che cosa? 10,2 si semplifica e qua rimane un 3, non vi pare? Quindi verrebbe 1,5 per 3, quindi 1500, vero? Diviso 5,5 per 1,7. Questo sempre gradi Celsius. Fate un attimo cortesemente. Quindi viene 160, 42 Celsius, scusate, mo esce a capo. Vabbè, il libro fa sempre le approssimazioni, in questo caso per difetto, e quindi delta T è 160 gradi Celsius. Ma come avevamo anticipato, vedete da questa formula, il T1 che sarà T0 più delta T, quindi sarà quei 20 gradi Celsius più i 160 appena trovati, e sono 180 gradi Celsius.